perché si vede che siamo in Brasile, vero? Solo guardare i pappagalli già avete pensato. Brasile è terra di pappagalli, Brasile. Parla italiano. Sì, anche se in italiano. Mi sto, come dire, quasi non mi vengono neanche le parole parlare in italiano. Proprio poco fa stavo pensando questo. Adesso devo cominciare a parlare per dare alcune spiegazioni in italiano, ma mi viene di parlare in portoghese. Penso voi mi scuserete. No. Quindi buongiorno. E sto cominciando questa videocassetta per mandarla a voi, così per mostrarvi un po' di quello che è il Brasile, dove io sto, dove noi stiamo, e per raccontarvi un po' com'è che va la nostra vita. Quindi sto cominciando adesso, oggi è una domenica, il giorno 31, penso vedrete la data già sulla cassetta, e vi racconterò un po' di quello che facciamo qua noi. Come vedete sto di barba, non so se vi piace così o non vi piace, poi me lo fate sapere, che da bene se non vi piace tiro la barba. E oggi è un giorno un poco nuvoloso e approfittando un poco di un tempo libero comincerò a raccontarvi qualcosa della nostra vita, e non sarà una cassetta ben preparata, perché così come verrà spontaneamente ve la racconto. E qui dove sto parlando siamo nella parrocchia di Ampere, vicino alla chiesa, siamo lontani 3 km dal seminario, e poi dopo ve lo mostrerò, e vi mostrerò anche la chiesa. Come avete visto che sono due pappagalli, uno del seminario e un altro qui della parrocchia, li abbiamo portati insieme per innamorare un poco, perché è un pappagallo maschio, un pappagallo femmina, e stanno un po' insieme, si fanno compagnia. Poi avete abituato a stare sole, un po' di giorni stanno adesso qui insieme, sono belli, vero? Ce ne sono nella nostra zona, non ce ne sono tanti, ma cercherò di mostrarvi qualcosa del panorama che si vede qui dalla parrocchia di Ampere, e lo vedremo da vari punti di vista, così voi vi formerete un po' un'idea di com'è il paesaggio qui ad Ampere. È una città, qui Ampere è stata costruita, diciamo cominciata 25 anni fa, 30 anni fa. Prima qui non c'era niente, era solo foresta vergine, come vedete adesso gli alberi non sono molti. Prima era solo foresta vergine, qui ci abitavano degli indi, e da 25 anni a questa parte hanno distrutto praticamente tutte le foreste e hanno costruito questi paesi. Li chiamiamo città, ma è un paesetto, Ampere farà un 5.000 abitanti, poi ve lo mostrerò poco a poco, quindi vi potrete formare un'idea. Qui siamo sempre nella casa parrocchiale, e dalla casa parrocchiale sto mostrando un po' il panorama che si vede, sono degli alberi. Qui la casa parrocchiale è dove abita il parroco, io pure ci vengo ad abitare tanto in tanto qua, e anche la chiesa. Adesso finito questo film e vi mostrerò anche la chiesa dall'altro lato. Sono un po' di alberi. Il paesaggio è piuttosto monotono, non c'è niente di eccezionale. Ecco, qui adesso comincia un po' con le pareti della chiesa. E questa è la casa, questo è il pulmino del seminario, un poco vecchio. Stiamo cercando di racimolare i soldi per comprarne uno nuovo, ma ancora non ci siamo riusciti. Qui è la porta della casa parrocchiale, che sta legata alla chiesa, attaccata alla chiesa. La chiesa sta alla parte davanti, qui siamo parte dietro, che mostra la parte dietro dove abitano i padri. Come vi dicevo prima, adesso siamo dalla parte davanti, la parte della chiesa. Questa è la facciata della chiesa che stiamo mostrando adesso. Questa chiesa è stata costruita circa inaugurata 6 anni fa, è stata costruita, è cominciata 10 anni fa per i nostri confratelli, e in poco tempo sono riusciti a costruire questa chiesa. Adesso siamo di mattina e c'è la celebrazione della messa. Come vedete ci sono ancora delle persone che stanno entrando in chiesa, che mostro da più vicino l'entrata della chiesa. C'è la celebrazione della Santa Messa, c'è la domenica mattina alle 9 e domenica sera alle 6:30 di sera, anche con la torre, la croce e quell'altra costruzione che vedete, quella è la cassa dell'acqua, perché
perché qui siamo nel punto più alto del paese e quindi è stato costruito questo riservatorio di acqua. Ecco, qui la facciata della chiesa, sono anche, vedete il tipo di macchine che ci sono qua. Adesso da dove sto filmando e la piazza del paese, quindi adesso vi mostrerò poco a poco una panoramica della piazza. Non ci sono grandi cose nella piazza, poi le strade non sono asfaltate, ancora sono fatte con delle pietre. Poco a poco penso che ci sarà uno sviluppo. Ecco, questo che vedete adesso, qui non c'è il costume, c'è l'abitudine di arrostire la carne, soprattutto nei giorni di festa, si chiama churrasqueira. Qui arrostiscono 1000, 1200, 1300 kg di carne in un giorno di festa. E quest'altra costruzione che adesso vedete è il centro, chiamiamo centro sociale, appartiene pure alla chiesa, alla parrocchia, e si fanno incontri, c'è il teatro pure. È una grande costruzione, costruita 15 anni fa, è molto utile. Adesso qui stiamo alla piazza, là di fronte vedete la scuola, questa è la scuola superiore, c'è solo una scuola superiore per BES, e qui siamo sulla piazza. Ripeto, non c'è niente di eccezionale, però è una cosa, e diciamo che già è un segnale dello sviluppo. Una strada del paese, questa è una delle strade principali, sono praticamente quattro strade, dove vedete, il pavimento è fatto di pietre, ancora come dicevo prima non c'è l'asfalto, non c'è, poi sono case, alberi, case che adesso proprio nel centro la metà sono di pietra, diciamo di costruzione, perché prima le case qui erano tutte di tavole. Anche adesso, soprattutto nelle parti più povere, sono tutte di pietra. Solo chi ha la possibilità adesso, chi ha i soldi, costruisce una casa di materiale, così come noi siamo abituati a vedere lì in Europa. E sono molti alberi, molto spazio, perché il Brasile è un paese immenso, quindi non c'è il problema di costruire una casa sopra l'altra, come noi lì in Europa, lì a Mussolini, o anche da voi lì in Inghilterra. E quindi sono tutte le case pian terreno, molto spazio, con giardino, diciamo che c'è possibilità buone di sviluppo. E certo che ancora passeranno molti anni prima che si raggiunga quel tipo di civiltà, quel tipo di sviluppo che abbiamo lì in Europa, però siamo incamminati su un cammino buono, anche se ancora c'è una divisione troppo grande tra ricchi e poveri, e tra un po' vi mostrerò pure, questa è la parte centrale, la parte più bella del paese, vi mostrerò l'altra zona, l'altra parte dove abita la gente povera, forse voi un po' vi spaventerete perché non ci siete abituati a vedere queste immagini. Quindi questa è l'immagine del centro della città. Come vi dicevo prima, adesso vi mostrerò così un po' da lontano e poi ci passeremo anche nel mezzo. E il bairro sarebbe il quartiere povero del paese di Ampere. Povero perché abitano qua persone che lavorano a giornata e non sempre riescono a guadagnarsi di che vivere, quindi certe volte passano anche fame, specialmente in questo tempo che siamo in inverno, non c'è molto lavoro. Alcuni giorni fa ha piovuto per 15 giorni di fila, quindi non potevano andare a lavorare, e c'è delle persone proprio che non dico che muoiono di fame, ma che passano difficoltà grandi, perché l'unico sostentamento è quando riescono a lavorare, guadagnare quelle 50, 60, 70 cruzados, che è la moneta brasiliana, e con quello comprarsi un po' di roba da mangiare. Per avere un'idea, voi in un giorno si guadagna 70 cruzados, se va a comprare un paio di scarpe costa 500, 600, 700, e sono quelle più scarse perché sono quelle che costano anche di più. O anche se vai a comprare per esempio un paio di pantaloni, lo stesso prezzo, cioè ci vogliono 10 giorni di lavoro per comprarsi un paio di pantaloni, per comprare qualcosa, e anche la roba da mangiare, con il lavoro di un giorno si può comprare un chilo di carne, più di questo non si può comprare, quindi voi capite molto bene come la situazione non è tanto facile. E questo bairro si chiama Bairro San Francisco, poi vi mostrerò adesso passando nel mezzo, più o meno ci sono delle case, casette più o meno anche lì discrete di legno, sono altre che assomigliano più, non so come definire, poi lo vedrete voi stessi, neanche voglio definire, assomiglia più a un porcino che non a una casa dove abitano persone, dove abitano
bambini, dove abitano degli esseri umani che avrebbero bisogno di vivere in una situazione un po' migliore, veramente. E adesso lasciamo qui e andiamo a passare proprio nel mezzo del Bairro e filmiamo un poco là per voi farvi un'idea. Passando in mezzo al Bairro, a San Francisco, e stiamo in macchina, camminiamo più piano nel mare, e così vedete un poco una panoramica di quello che si può vedere, ecco, delle case che stanno qua, e dopo vi mostrerò anche la strada. Qui adesso è un giorno un poco nuvoloso, ma non sta piovendo, perché quando piove si forma tutto fanco che neanche con la macchina non si può passare, a piedi si può andare scalzi per non... l'unica possibilità di camminare è scalzi, perché se uno viene con le scarpe si infanga fino al ginocchio quasi. E qui abbiamo delle persone ancora, queste case non sono le peggiori, queste che voi state vedendo, per esempio questa casa qua, questa è una casa buona, casa di legno, una casetta di legno, abbiamo delle persone che lavorano, e più sotto ne vedrete, penso, delle altre che veramente sarà da far paura. Oggi è un giorno di domenica, quindi è un giorno che non si lavora. Ecco qua. Fare un pochino per spiegare qui. Questa qui. Sì, adesso puoi andare, puoi dire, ma c'è un po' di confusione di lingue perché sto parlando con Vilmar, che è l'autista, un seminarista che sta facendo da autista, e così gli dico dove fermarsi, dove camminare. Ecco qua, non so se riuscite ad avere l'idea, aspetta Vilmar, prepariamo lì. Ecco, per esempio di casa dove abbiamo le persone, dove abbiamo le persone. Rumore di una motosera, stanno tagliando la legna perché qui la maggior parte usano fuoco, cioè si fa il mangiare col fuoco, con la legna. Ecco, questa è un'altra casa dove abitano delle persone, non so che idea voi state facendo. Ecco, vai mai spaffendo. E vi ripeto, queste non sono ancora le peggiori, ce ne sono di molto peggio. Purtroppo il Brasile è un paese così, dove sono delle grandi potenzialità, cioè ci sarebbe la possibilità di tutti vivere bene, ma infelicemente sono alcuni che vivono troppo bene, e ci sono quelli che vivono troppo male. Non c'è, diciamo, quella via di mezzo che c'è in Europa, dove tutti hanno delle discrete possibilità di vivere una vita, di avere il suo lavoro, di avere da mangiare a sufficienza, di avere diciamo quello che è necessario, di avere la possibilità di studiare e così via. Adesso magari mentre noi stiamo passando ci sono le persone che guardano, vedono il prete passare filmando, non so che idea si fanno, perché noi quando andiamo a camminare così, per avere per voi un'idea del lavoro che noi facciamo anche qua, perché sì, io sto là in seminario, ma anche si lavora in parrocchia e nel campo dell'educazione, nel campo dell'istruzione, nel campo ed anche di aiuti concreti che si dà a queste persone che ne hanno tanto bisogno proprio. Quindi questa per me è una strada che stiamo percorrendo, e voi almeno vi rendete conto un poco di qual è la nostra realtà. Ecco, ragazzino, adesso che è passato velocemente davanti, purtroppo la roba, investono quello che possono. Proprio in questi giorni abbiamo speso un po' di soldi per comprare quasi un milione e mezzo di lire italiane per comprare delle giacchette, per comprare delle scarpe, un sacco di bambini che non ce l'hanno praticamente. Adesso veniva il freddo, perché qui c'è il periodo che fa anche un po' di freddo, e non c'hanno di che cosa coprirsi. Ecco, adesso
più o meno che quella strada, stiamo quasi arrivando alla fine della strada. Vediamo se da dentro la macchina stessa, non so come verrà, mostrare proprio la strada, com'è che è la strada. Questa è la strada che stiamo percorrendo adesso. Beh, forse possiamo, per avere un'idea, neanche 30 anni fa in Sicilia, no? Non vi ricordate come erano 30 anni fa anche le strade, forse che erano così, io non mi ricordo molto bene, anche se le case lo stesso. Diciamo che siamo un po' indietro di un 30 anni rispetto all'Europa in generale. Ecco, adesso interrompiamo un poco e dopo riprendiamo, vediamo se riusciamo a prendere qualche altra angolatura del paese. Una delle chiesette di quelle protestanti c'è scritto, aspetta, ve lo mostro da più vicino. Salon da Benza, cioè sala della benedizione, e cadeia da prese, cadeia è quasi corrente in italiano, non mi ricordo come si chiama in italiano, della preghiera. Vai avanti, vai per frente. Allora, perché ci sono tutte questo tipo di religioni, diciamo, che neanche religione possiamo chiamarle. Ci sono anche queste persone che vanno dietro a queste benedizioni, e come forse una volta, questi curandero si chiamati, che... Ecco, adesso lo stiamo anche... Vai camminando, devagare, le casas, le case, per mostrare al menino. Questo è anche un menino, una che è un bambino. E qui siamo, praticamente siamo nel paese, non pensate che siamo... E poco fa vi ho mostrato la strada principale, qui siamo a 300-400 metri da quella strada che vi ho mostrato prima. E vai a scatola. Pure scatola. Adesso vediamo un po' di... mostrare qualche altra, così quest'altra è un'altra casa. Un'altra strada. E forse più o meno vi siete fatti un'idea. Spero che vi possa mostrare dove vado. Adesso cerco di mostrare. Che la parte? Sì, allora. Abbassi qua. Ecco, dei ragazzi. Vediamo se riesco a filmarli un po' più da vicino. Vediamo, forse non è venuto bene questa immagine. Ma non voglio fare tipo il turista, perché... E allora... poi magari mostrerò con i bambini quello che si fa, le attività. Vediamo questa settimana, se ci avrò del tempo, mostrerò in questo film che sto facendo un poco le attività con i ragazzi che si fanno alla scuola e così via. E penso che questa parte possiamo interrompere qua. Adesso io andrò a dire la messa. In campagna, e quindi vi mostrerò un po' di com'è che in queste comunità. Adesso è cambiata l'immagine, adesso siamo sulla strada principale, la strada di ingresso nel paese. Praticamente ci sono due strade, una di ingresso e una di uscita, e qui è quella, è la strada principale che va alla piazza e che va alla chiesa. Non è asfaltata fino a qui sotto, qui c'è un bondo, c'è un fiume che passa. Qui siamo proprio all'ingresso del paese. E anche da questa parte che si va verso il seminario. Noi arrivati qua, no, adesso non stiamo andando verso il seminario, nel pomeriggio ci arriveremo. Ci andremo, però vi mostro già la strada di ingresso per il seminario. Quindi accompagniamo un po', da una girata. Ecco qua, qui siamo sull'asfalto. Qualche casa di differenti tipi. Qui siamo un po' contro sole, spero che venga bene l'immagine. Ecco, per qui a sinistra, dopo quella casa, c'è una stradetta in terra battuta. Qui adesso potete farvi un'idea di com'è la città. Vedete, qui è una parte del paese che si vede da fuori, siamo a un chilometro distante. Vedete, sono quelle due strade
le due strade principali. Lì c'è la chiesa che abbiamo visto, adesso da poco a poco la riavvicino. Ecco. Vedete? Sono le case, sono tutte in mezzo a verde. Queste sono le case più belle, più nuove, il centro della città. Un po' una panoramica un po'. E qui siamo già in campagna, e questo che vedete è il trigo, il frumento, ecco, frumento piantato. Si pianta qua, quelle stagioni sono tutto al contrario, adesso siamo in inverno per esempio, si pianta durante l'inverno e si raccoglie durante l'inverno anche il frumento. Questa è una piantazione di frumento. La terra è buona, la terra è buona. Qui ci sarebbe possibilità proprio di vivere milioni e milioni di persone, ma purtroppo un poco non la sanno coltivare, un poco perché sta nelle mani di poche persone, come era in Sicilia una volta, no? Che c'erano i grandi padroni e c'erano poi tutti gli altri che lavoravano a metà la terra e un poco sfruttati, che mai potevano comprarsi un pezzo di terra. Infatti qui adesso c'è tutta una lotta di lavoratori per avere almeno un pezzo di terra, che ce n'è tanta di terra, anche tante volte non coltivata, improduttiva. Ecco, potete farvi un'idea di un lato del paese dove noi stiamo. La parrocchia prende nel raggio di un 30 km, adesso noi stiamo andando in una cappella a un 20 rotti km di distanza. La cappella sarebbe un posto dove ci sono delle persone che stanno nella campagna e poi si riuniscono, come era Polizzello una volta. Ecco qua, adesso noi continuiamo. Oggi siamo fortunati perché andremo per la strada di asfalto quasi tutta per andare lì. Stiamo quasi arrivando lì alla comunità dove stiamo andando a celebrare la Santa Messa. Vi mostro un poco del paesaggio che stiamo passando. Vedete qui, lì ci sono, lì piantano le persone, c'è il miglio sarebbe il grano turco. In questo periodo forse si vede più grano turco, sarebbe grano turco e un poco di frumento. Poi c'è un'altra coltivazione che qui si fa, è la soja. Ecco qua. Poi se non c'è terra piana qui non ce ne sono, piuttosto sempre così. Qui come in Sicilia un po' assomiglia, solo che qui non ci sono montagne. Queste si chiamano morros. Cioè queste alte e basse. Qui sarebbe quasi un altipiano praticamente. Dove stiamo noi stiamo un 800-1000 metri di altezza. Sembra... Adesso faremo un'immagine quasi contro sole, vediamo se... Non so se questo è l'asfalto, la strada che noi stiamo camminando. Io adesso guardiamo dall'altra parte. Velocemente perché sto contro il sole. Qui un'altra parte del panorama. Stavo parlando in portoghese e in italiano. E stiamo mostrando un po' il posto dove siamo arrivati. Si chiama Planalto perché sta proprio in alto. È uno dei punti più alti qui della nostra parrocchia. Come vi dicevo, voi pensate un po' come era Polizzello, solo che le case sono di legno. Quindi noi adesso vi mostro qualche casa. Non verrà bene questa parte filmata perché stiamo un poco contro sole. Ecco, per esempio questa qui è la scuola, vedete tutta la casa in legno. C'è un campetto per giocare al pallone. C'è la cascia d'acqua, questi qui sono dei seminaristi che sono venuti con me. Poi i seminaristi ve li mostro quando stiamo lì nel seminario. Ecco, adesso sono altre case e le persone qui abitano nelle campagne e poi si concentrano. Qui per esempio c'è la chiesetta, loro la domenica vengono qua per pregare e per stare un po' insieme. E oggi per esempio è un giorno di festa, allora cosa fanno? Si riuniscono qua, c'è la messa, poi a mezzogiorno mangiano un po' della carne, pomeriggio fanno un ballo, si chiamano mattinè, lo chiamano, e la sera vanno a casa, per loro è una cosa, siamo un momento di distrazione. Ecco. Adesso l'immagine non verrà molto bene perché sarà un po' contro luce, sarebbe la chiesa in costruzione, dopo la mostreremo da più vicino, stanno costruendo, e adesso la messa li siamo allora in un salone, dove loro si riuniscono, fanno il baile. Ecco qua. Adesso il ragazzo mi mostrerà qualcosa anche della messa, però non so se verrà molto bene perché è piuttosto scuro. Comunque noi la faremo lo stesso, un po' di filmato, per rendere un po' un'idea. Sarà un po' scuro, quindi non verrà molto bene, già vi avviso. E poi sarà parlato tutto in portoghese perché sto dicendo la messa, quindi parlerò in portoghese. Anche il ragazzo vi mostrerà da fuori la comunità. E lui
parlerai un po' in portoghese per rendervi conto anche com'è che si parla qua. E poi mi pare che Calogero ha degli amici portoghesi e quindi qualcosa lui riuscirà a capire. Ecco il nostro dei ragazzi che sono vestiti a festa oggi, quelli li vediamo più da vicino, sono da questa comunità qui di... Offre Vicente aveva detto, stiamo continuando a presentando parti di una cappella in costruzione. Atualmente estão celebrando a Santa Missa no salão paroquial por motivo que estão construindo a capela nova. A que havia antes era de madeira, de tábua, precisou ser removida porque estava velha. Portanto, essa comunidade está fazendo esforços, está se unindo para a construção de uma nova capela. O salão paroquial a que nos referimos anteriormente, onde estão sendo celebradas as Santa Missas. Vocês podem ver também, logo à frente, os carros das pessoas que vêm à missa. É uma capela não das maiores da comunidade de Ampere, portanto não há muitos carros. Vocês podem ver algumas pessoas se divertindo nos momentos que se antecedem à celebração da Santa Missa. Aos domingos, todas as pessoas da comunidade se reúnem para a celebração da Santa Missa ou o culto na ausência do padre e aproveitam desta união para divertir-se. Esta é uma das modalidades que as pessoas usam para se divertir. Nós aqui chamamos de bocha, jogo de bocha. São algumas bolas que vocês podem ver lá no fundo rolando, que foi, que servem para jogar. As pessoas se divertem muito, uma diversão sadia e que desenvolve muito o físico também. Esta é a parte do lado de baixo do salão paroquial onde está sendo celebrada a Santa Missa. Vocês podem ver também que o salão paroquial não se encontra em boas condições. Mas o pessoal, com os esforços, com as promoções se unindo, eles conseguem construir. Estamos diante de umas árvores frutíferas. Estas são as laranjeiras. Produzem o fruto, a laranja. Laranja que serve para comer ou para fazer o suco. Vocês podem ver um monte de laranjas que foram apanhadas para ser comercializadas. Elas são vendidas para a produção do suco, suco de fruta. Esse vai sair o suco de laranja, que é muito saudável, contém muita vitamina C. As pessoas apanham, fazem os montes. Aqui é produzido em grande quantidade, o solo é bom e as pessoas aproveitam para ganhar uns cruzados. Outra variedade de fruta, também uma fruta cítrica, contém vitamina C, nós aqui conhecemos por bergamota, mexerica, são vários nomes, dependendo da região. Está iniciando a celebração da Santa Missa. Mostraremos alguns detalhes da parte interna do salão e a celebração da Santa Missa. Desculpe-nos por não sair uma imagem perfeita, mas o local não é apropriado, falta luz. Aqui vocês podem ver o padre Vicente, o Frei Vicente, celebrando a Santa Missa.
Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos. Estamos mostrando un pequeño momento de comunión. Pueden ver o Frei Vicente, o padre celebrante de la Santa Misa, distribuyendo. Vi sto mostrando, finita la messa, vi sto mostrando lo churrasco. Churrasco. Forse non si vede bene perché sta nell'ombra. Sarebbe la carne che loro. Arrostita sul fuoco, quindi vedete, c'è quella si chiama churrasquera e in un'ora e un quarto loro la preparano prima, il giorno prima, e qua sono un rito, okay? Lo churrasco è una cosa caratteristica proprio del sud del Brasile, quindi voi state vedendo lo churrasco, se si riesce a vedere, e sotto sono le persone che adesso vengono qua, mangiano, e dopo di pomeriggio sarà il bar, sarà un torneo di bocce. E tutto questo, quindi più o meno, vediamo se riusciamo ad avvicinare la churrasco, che se si vede meglio. Ecco qua. Bene, adesso noi torniamo verso casa, perché questa cosa... E adesso, come vedete, siamo tornati al seminario, o meglio, voi ancora non me lo mostrate il seminario, quindi stiamo già alle... 1:30 del pomeriggio e abbiamo finito di mangiare, abbiamo rivisto un poco quello che abbiamo fatto oggi e adesso stiamo continuando, quindi adesso voglio mostrarvi un poco del seminario, non ho molto tempo perché alle 2 devo celebrare la messa al suo paese, dopo abbiamo una partita a pallone, ma filmeremo anche la partita a pallone. Quindi del seminario, voi adesso vedete, questa è l'entrata, vi ripeto, siamo a 3 km dalla città, c'è la strada di terra battuta e questa è l'entrata del seminario. Come vedete c'è erba, alberi, qui il posto è molto bello perché è un po' lontano dalla città, però con tutto questo verde è bello. Qui vicino c'è pure, anche noi abbiamo della terra, tutta terra piantata, c'è terra piantata soprattutto in questo periodo a frumento, molti alberi, noi stiamo piantando molti alberi e un po' questo è il nostro seminario, quindi l'ingresso, adesso vi mostreremo un poco la parte del mese, la parte interna, i ragazzi che stanno cominciando a giocare a pallone, perché oggi è domenica pomeriggio, loro giocano a pallone e vi mostriamo qualcosa del seminario dove praticamente passo molta parte delle giornate qua, perché è proprio la mia responsabilità diretta è quella di badare al seminario. Ci troviamo nel mezzo del seminario, praticamente il seminario è composto da due parti, qui siamo alla parte opposta che ho mostrato prima, l'entrata, adesso siamo nel mezzo, adesso darò una panoramica. Come, ecco, quelle sono finestre di una grande sala dove c'è la televisione, dove si assiste e ci facciamo anche scuola. Ecco, qui siamo nel mezzo, un'altra saletta di visita dove si ricevono gli ospiti. E adesso questa è una delle porte di entrata del seminario. Sono due porte, quindi due preti distinti, due parti distinte del seminario. Non so se si avrà un'idea più o meno di come il seminario, perché ci vorrebbe una visione dall'alto per avere un'idea. Quella è la porta della cappella,
Io adesso sbuco, ecco, dall'altro lato, questa è la parte di sotto del seminario, e là, là fuori, da quest'altra parte, è una specie di corridoio nel mezzo, e là ci sono, cominciano il campo di, per giocare a pallone, tutta la terra c'è anche un parco, e adesso vi mostrerò. Per adesso, ecco, l'altro predio, adesso lì sono le finestre del refettorio, tutto basso, vedete, come vedete, come vi dicevo stamattina, qui non c'è problema di costruire una casa sull'altra, perché lo spazio ce n'è quando se ne vuole. Altra parte del refettorio, e qui ci abbiamo verso la seconda porta, che questa è la parte che è stata costruita prima, poi vi mostrerò anche dall'interno. Quindi stiamo dando una volta un giro completo dell'interno qui, del mezzo del seminario. Adesso vi mostrerò il seminario dall'alto. Vediamo se riusciamo a mostrare. Vi dicevo che vi avrei mostrato il seminario dall'alto, ve lo sto mostrando dall'alto. Voi state pensando, ma sta sull'aereo? No, non sto sull'aereo, no. E questo è solo, sto facendo il film a una foto che ero scattato dall'aereo. Quindi penso che dovrebbe venire bene, voi dovreste vedere dall'alto com'è che il seminario, la costruzione del seminario. Adesso andiamo fuori per vedere tutto quello che sta attorno, perché qui abbiamo quasi un 10 ettari di terra, dove c'è il campo di football, dove abbiamo anche gli animali, dove si lavora, e anche un parco con molti alberi. Ecco qui, penso che vi siete state facendo un'idea di com'è il seminario. Guardate qui più da vicino. No, sta di calma, se sta qui. Guarda qui. Ascolti. Immaginerete, questa è la cappella. Vedete, ecco l'altare dove ci abbiamo la Santa Messa e dove veniamo parecchie volte durante la giornata. Ecco qui i banchi dove i seminaristi si siedono. Sono banchetti semplici, quindi ci sono dei quadri di Sant'Agostino, Santa Monica, della Madonna. Qui ci sono degli strumenti musicali dove servono per fare un po' di fracasso. Le chitarre e una parte della batteria. Ecco qua, questa è la cappella, vi dicevo. Adesso vi mostrerò qualche altra parte del seminario. Volete vedere la mia stanza? Andiamo a vedere la mia stanza, solo che adesso non ci farete caso perché sta tutto disordinato. Che durante il giorno entra i ragazzi, adesso è l'ora del gioco, hanno preso i giochi, il pallone e tutto. Andiamo là, nella mia stanza, ecco. Non verrà bene perché c'è la luce di fronte dalla finestra, quindi non si potrà vedere bene, c'è poca luce anche. Però vedete, ecco, e qui sono, queste qui sono delle immagini dei trofei che i ragazzi hanno vinto giocando a pallone, alle Olimpiadi, qua, che ogni tanto si fa dello sport. E questa è una specie di un letto mobile. Di giorno lo tengo così alzato, di sera lo ributto giù e mi ci corico. E poi cosa c'è più? C'è una pianta, vi dicevo non fate caso al disordine che c'è, quella è la scrivania, è piena di libri, di carte, di foglie, tutto. E lì adesso l'immagine non verrà bene perché c'è la finestra di fronte, vediamo un poco, ecco. E qui è un grande armadio dove ci tengo un poco questa roba, e poi c'è una porta con il gabinetto interno. Questa è una cosa buona. E non è molta cosa, però ci trovo bene, perché anche più piccola e uno ci vuole meno impegno per tenerla pulita. Ecco, adesso andiamo nuovamente fuori, vi mostro il resto del seminario. Andiamo nuovamente fuori, qui fuori dal seminario, dalla parte opposta all'entrata. E questo è il campo, sono i due campi di football. Adesso poi ci avvicineremo, i ragazzi stanno facendo un poco di ricreazione. C'è una partita a pallone in un campetto piccolo qua, che adesso tendo di mostrare un po' da lontano, poi ci avviciniamo, ecco, stanno giocando. E poi c'è un altro campo a pallone, questo qui grande, che lo faremo ancora più grande con l'erba e tutto. Bene, verrà un bel campo. Ecco qua, adesso vedete, qui sono fiori, alberi, lì sotto quegli alberi c'è una grotta con la Madonna. Molto bella, noi cerchiamo di mantenere, sono i ragazzi stessi che lavorano, che
cerco di tenerlo pulito, cerco di tagliare l'erba, piantare dove manca, alberi, tutto. Diciamo che c'è bisogno di una buona organizzazione, perché sono 49 seminaristi quelli che sono quest'anno vedete giocando, sono a cura dei seminaristi. Io adesso stacco e mi avvicino per mostrarvi più da vicino il gioco, per mostrarvi più da vicino anche i campi. Sta altro lato, vedete qui, la parte opposta al seminario, qui le finestre che vedete sono le finestre della cucina. Ecco, e poco fa sta dove sta quel ragazzo, poco fa stavo io che filmavo, quindi praticamente sono dalla parte dei campi, adesso quella è la cappella dalla parte di fuori. Ecco qua, vediamo, li avviciniamo un poco. Così. Ecco, adesso do una girata per vedere un poco da questo punto di vista. Adesso il campo di football dei ragazzi. E la partita com'è che... Vediamo chi è che sta vincendo. Stanno giocando una squadretta del seminario, quelli più piccoli. E uno... È una squadretta di ragazzi che sono venuti dalla città. E... Quando è che sta il gioco? 1-1. 1-1, stiamo imbattendo. Stanno pareggiando 1-1, mi dicono, qui sotto. Adesso tra poco noi invece andremo a fare un gioco nel paese con una squadra. La squadra di calcio lì della città. Vediamo se arriva vicino il pallone, vediamo qualche bella azione, perché dicono che i brasiliani sanno giocare bene a pallone. Ecco qua, vediamo. Sono seminaristi sempre, che voi state vedendo. E questo è il campo grande invece. Io invece di ingrandirlo un po', di piantare bene l'erba. E oggi per adesso non stanno giocando cosa per i ragazzi. Sono altri che stanno giocando a pallavolo. Mi piace giocare a pallavolo. Andiamo a vedere quelli che stanno giocando a pallavolo adesso. Andiamo ad assistere adesso un po' di partita da pallone. Ecco qui stanno giocando a pallone. E là sotto stanno giocando a pallavolo. Vediamo se di avvicinare. E domenica il tempo, loro hanno più tempo libero ragazzi per fare un po' di sport. E domenica e sabato per giocare, gli altri giorni non ce n'è il gioco, perché c'è studio, c'è lavoro. Vediamo un po' il pallone. Come vedete molti giocano scalzo, quasi tutti giocano scalzo. Però non hanno paura di battere con il pallone. Io ci ho tentato una volta a giocare scalzo, mi sono quasi rotto tutti e due i piedi. Per una quindicina di giorni non potevo quasi manco camminare. Andiamo a vedere un po' di pallavolo. Ecco, poco questo è un po' del seminario, adesso vi mostro un po' della nostra terra, la terra che noi abbiamo, ecco, lì dietro al campo. E ti dici, sono... Forse è meglio che mi avvicino di più, di là ve lo mostro meglio. Da vicino che stiamo vedendo un po' adesso della pallavolo. Più da vicino, vediamo se riescono a fare qualche giocata fatta bene. Vamos, vedi, mostri un po' poi solo da Europa là. Che se sabe o non sabe giocare. Già vai, dammi una torcida. Vai,
torcida sarebbero i tifosi. Già, sto filmando, claro che sto filmando. E adesso vedete da questa parte, fin qua ci sono i campi di gioco e dopo da qui in avanti non verrà bene perché siamo quasi contro sole, devo filmare un altro momento. Qui abbiamo quella casa che si vede là, ci sono gli animali, la stalla, ci abbiamo i porci e poi in fondo ecco la terra che arriva sino là sopra dove si vedono gli ultimi alberi, c'è pedazzo di terra che coltiviamo, coltiviamo il grano turco, il riso, mandioca, un po' delle cose che ci servono qua. Questo è tutto il terreno un po' del seminario, vi dicevo che sono 10 ettari di terra. Ecco qua. E qui piano piano siamo al campo e stiamo girando verso la parte del seminario per darvi un'idea un po' dove ci troviamo. Io adesso devo andare a dire la messa su in città e penso che poi mostreremo un po' del gioco del pallone che abbiamo già oggi più tardi. E così. Sono qua a fare un giro di bicicletta e devo mostrare che ci so andare. E io che? Vorrei sapere andare in bicicletta. Maria, la tua è più bella bicicletta là, quella in Inghilterra. Qua adesso ci troviamo nel campo del Palmeiras, come vi dicevo prima, siamo venuti a fare una partita a pallone, già sono passate le 3:30 del pomeriggio. E adesso vi mostro un po' com'è il campo e poi mostriamo qualche minuto del gioco. Questi con le magliette rosse sono i seminaristi che stanno adesso così, giocando un poco. E questo è il campo del Palmeiras, c'è di buono, c'è questo il Brasile. C'è molti campi sportivi perché c'è molto spazio e quindi è facile costruire dei campi da gioco. Questo per esempio è il principale il campo principale della città, ma ce ne sono altri due, nel seminario abbiamo uno e poi anche nelle campagne ci sono tanti campi perché ai brasiliani piace proprio giocare. Quindi noi stiamo qua per giocare un po', per divertirci un po'. Come vi dicevo, sabato e domenica sempre i seminaristi giocano un po' e io, anche se adesso non riesco a correre più come una volta, mi diverto un po' scherzando, divertendomi, giocando un po' a pallone. Adesso faremo una partita contro i veterani del Palmeiras. Questa costruzione che vedete è una costruzione nuova che ancora non è stata inaugurata, è un club dove le persone si riuniranno per danzare e anche altre attività un po' di relax. È una parte della città che sta costruendo. Vedete, adesso è, come si dice in inglese, non lo so, in italiano e in portoghese è gandula, è raccattapalle, no? Perché è venuto sotto come raccattapalle. Quindi siamo pronti per giocare e fare questo gioco. Come dicevo anche io, correrò un pochetto, mesmo anche se un po' vecchietto, ragazzi ridono che adesso non riesco più a correre come una volta, ma io già gli ho promesso che oggi minimo farò quanti gol? Due. Cioè, questo qui è un tipico esempio di negro, negro brasiliano, questo mi ha visto questo. Approfittando questa opportunità di fare una domanda al capitano spirituale e al capitano fisico del team del seminario Sant'Agostinho. Quali prospettive fare questo grande gioco? Questo grande gioco, rispondo in italiano, cioè, com'è che sarà questo gioco? Sarà buono il gioco e il seminario vincerà sicuramente perché con la benedizione spirituale, l'assistenza spirituale di Sant'Agostino, noi vinceremo Santa Monica. E anche perché il team... Il Signore è con voi. E sta in mezzo a noi. Evangelio di Gesù Cristo secondo Matteo. Gloria a voi, Signore. In quel tempo disse Gesù a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao malvado, mas a quem te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E a quem quiser citar-te em juízo para te tirar a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede,
e non voltes as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pertence este trecho ao mesmo capítulo. Que evangelho estamos lendo? Capítulo 5, 6 e 7, que é o discurso da montanha. Por enquanto estamos lendo o capítulo 5. E aqui Jesus, ele fala, começando o capítulo, que ele não veio para tirar a lei dos profetas, mas para completar, para levar à perfeição. Então, algumas leis antigas são superadas. Por exemplo, ouvistes que foi de olho por olho, dente por dente, uma expressão para dizer, você me fala alguma coisa, eu retrucando, fazendo o mesmo, pior ainda, vê se não, fala Jesus. Mas eu vos digo, a quem te bater na paz? Pai nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vem a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dizeis aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Posso dizer Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Deus seja sempre conosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Siamo di mattina presto e dopo aver filmato un po' della messa, e adesso voglio parlare un po' con voi. Questa cassetta non sta riuscendo tanto bene perché poi dovevamo filmare un pezzo della partita a pallone, vi ricordate? E questo parecchi giorni fa, ma il ragazzo che doveva filmare dopo ha sbagliato, quindi non è venuto niente. C'è stato filmato un pezzo della messa celebrato ieri sera, l'altro ieri. E adesso oggi è giorno 18 di giugno e come vedete sto ben coperto, ma in Brasile fa freddo. Fa freddo perché oggi è uno dei pochi giorni, ieri e oggi, in cui ha dato gelato. Non so se si riesce a vedere un poco il pavimento qui, l'erba che sta tutta coperta di gelo. Siamo di mattina verso le 8:30 e ancora il gelo non se n'è andato. Tra poco, vedete, è una giornata limpidissima, tra poco il gelo se ne andrà e comincerà a fare caldo nuovamente. E veniamo a noi. Oggi devo spedire questa fitta, questa cassetta che stiamo gravando, che stiamo registrando, e tante cose che avrei potuto mostrarvi, purtroppo non ve le ho mostrate perché non c'è stato tempo. L'abbiamo preso solo 2 giorni in mano questa cassetta, una ventina di giorni fa e oggi. Insomma, voglio così darvi qualche un saluto particolare a ognuno di voi in questa cassetta, che serve per comunicare, invece di comunicare per lettera o per telefono, che si può parlare solo qualche minuto, un minuto, 2 minuti. In questa cassetta voi potete vedermi, potete anche ascoltare quello che uno fa, quello che facciamo qua, in una maniera per essere più vicini. So che adesso voi andrete in Italia nel mese di agosto, spero che vi arrivi prima. Se potete portarla in Italia questa cassetta e mostrarla pure là, penso che farà piacere a papà, a Tita e anche lì ai parenti in Inghilterra. Se c'è qualcuno che vuole vederla, potete mostrargliela. E come vi dicevo, ecco, già in questa cassetta ho detto, io sto abbastanza bene, ho lasciato crescere la barba, tra qualche giorno la taglierò. Adesso tra una decina di giorni, 15 di giorni, i ragazzi seminaristi andranno a casa e ci saranno una ventina di giorni di ferie, anche se per noi non saranno tante ferie, in quanto il nostro lavoro nella parrocchia continua, anche un poco nel seminario continua. Però io sono abbastanza contento, lo faccio contento quello che faccio, quindi va tutto bene. Che altro dire? E voi adesso i ragazzi penso che finiranno la scuola, Giuseppina, Giuseppe. Giuseppina già non studia più e vorrei sapere qualche notizia, perché non scrivete voi? E adesso anche Giuseppe cosa sta facendo? Mi piacerebbe sapere se sta continuando a studiare, com'è che stanno andando gli studi e quali sono i progetti. E non so, scrivere per... fammi sapere qualcosa. O anche voi potete registrare una cassetta, non so se avete la possibilità, là se c'è qualcuno che ce l'ha filmatore, mandarmela e noi... e qua a vederla e mostrare un po' com'è la vita là, sia per me è buono perché vedervi direttamente, sia anche per mostrarlo qui